Eccoci, Pietro, allora io ti direi, iniziamo proprio dal tuo TRIS che ci proponi e in particolar Volentieri. modo dal top bonus su Telecom Italia. Certo. Sì, volentieri, mi aggancio se posso un secondo a quello che diceva Riccardo rispetto a quello che è l'operatività. Effettivamente, prima dell'estate uno magari non si vuole prendere particolari rischi, ma è anche vero che se si è liberata liquidità da certificati che sono scaduti in maniera anticipata o richiamati, è un peccato tenere la liquidità non al lavoro, nel senso che come sai con l'inflazione sostanzialmente se tieni i soldi fermi in fruttiferi stai perdendo potere acquisto, quindi secondo me è necessario agire. Come agire? Quando sei sotto resistenza fai fatica a comprare e i certificati secondo me sono un ottimo strumento in questa fase. Perché? Perché non vai linearmente a prendere la performance sottostante, ma in qualche modo stravolgi, no? Il rapporto rischio-rendimento e quindi puoi acquistare dei titoli, magari anche se sono su livelli chiave importanti, avendo un bel cuscinetto del capitale condizionatamente protetto. Quindi questa, nonostante tutto, i certificati proprio sotto resistenza potrebbe essere una buona soluzione di investimento. Rispetto invece alle buone soluzioni di investimento, ti propongo questo D000HB68UDINEZ0, che è un Zero, top bonus su Telecom Italia. Ti spiego, diciamo, le metriche con cui ho selezionato i sì. Sì, certificati. lo possiamo mostrare Sostanzialmente anche o condividi tu, giusto? Vuoi che condivida io? Di No, lo solito. mostriamo noi, lo mostriamo noi, Ok, Pietro. perfetto. Perfetto. In due parole, il tema è questo: le metriche con cui ho selezionato i prodotti sono sottostanti che ritengo possano far bene, evidentemente, e chiaramente un rendimento atteso che sia intorno al 10% almeno, perché se no uno chiaramente si rivolge adesso che l'obbligazionario offre le opportunità. Va altrove. Nello specifico perché ho scelto Telecom Italia? Anzitutto perché è il titolo su cui ho più richieste in generale. Diciamo, la nostra community è molto attiva su questo tema, evidentemente perché è rimasta incagliata e probabilmente anche delusa da quello che sta succedendo. In secondo luogo perché si avvicina il momento un po' della verità. Domani ci dovrebbe essere un CDA importante rispetto a quelli che sono gli sviluppi delle offerte sulle reti, in particolare dei fondi americani. Detto ciò, andare dritti su Telecom Italia con un prodotto lineare, quindi tipicamente con un'azione, comporta dei rischi, no? Nel senso che tipicamente potremmo affrontare ancora una volta una situazione in stand-by e quindi prezzi che si mettono in laterale, comunque uno sviluppo di movimento ascendente sviluppato. Il vantaggio di questo prodotto, per farla breve, è che ha una scadenza piuttosto ravvicinata, quindi 15 dicembre 2023, e soprattutto ha un cuscinetto, una distanza da barriera del 41%. Ergo, per farla semplice, se da qui alla scadenza, che come dicevo, è tutto sommato inferiore ai 6 mesi e quindi piuttosto vicina. Telecom Italia non perde più del 40%, del 41% a scadenza. Il prodotto paga un bonus interessante. Il prodotto sembra andato perché quota 111,38 in denaro, ma in realtà, avendo un bonus a 117, offre ancora un rendimento residuo di circa 4,5% nei 6 mesi e quindi quasi il 10% annualizzato. Quindi un prodotto tranquillo. Per chi ritiene che Telecom Italia non possa perdere un ulteriore 40%, falta la scadenza essendo la barriera discreta, e quindi un prodotto partiamo con una situazione tranquilla, ma secondo me è assolutamente Di interessante. protezione Posso fare soprattutto, una domanda a certamente, Pietro? prego, intervieni. Come strategia su questo prodotto, no? Noi sappiamo che comunque i certificati possono essere utilizzati o come strategia diretta, quindi compro il certificato, oppure insomma come strategia alternativa all'equity. Sì. Appunto, lui come strategia, Pietro, come lo utilizzeresti? Come equity substitution, oppure se hai una posizione su Telecom che è in sofferenza, vendi Telecom e prendi il certificato? Cioè, che cosa ti sei immaginato su No, questo? no, io questo lo prenderei, se già ce l'ho in portafoglio non farei, non è questo quello giusto per fare l'equity substitution, se sono in sofferenza non è questo, poi magari se abbiamo tempo ti mostro magari qualche altro prodotto più adeguato per questo obiettivo. Questo secondo me è un prodotto per chi tutto sommato vuole fare un'estate tranquilla, cioè vuole avere un rendimento più o meno ragionevole a fronte di un rischio contenuto. Ripeto, considerando quanto è successo su Telecom, un ulteriore 40% di perdita, fra l'altro con barriera discreta, mi sembra uno scenario piuttosto improbabile. Detto ciò, tutto è possibile. Quindi lo leggo più per un investitore che non ha Telecom e ritiene che
sia improbabile, fortemente improbabile, che a dicembre 23 valga un prezzo, insomma, intorno ai 15 centesimi e 6, che sarebbero assolutamente i minimi storici di Telecom, e quindi un livello, diciamo, abbastanza drammatico. Chiaro, chiarissimo. Allora vediamo, ecco, il secondo prodotto, ci racconti, vedi, Volentieri. ecco, come sempre appunto anche le strategie, il perché, ecco, l'hai scelto. Si tratta stavolta di un bonus cap quanto su PayPal. Sì, l'ISIN immagino lo state inquadrando, Sì, quindi non esatto. c'è bisogno di ripeterlo. Guarda, questa è una storia anche qui. Dopo un po' di euforia, secondo me bisogna andare a prendere le storie che sono rimaste un po' indietro, no? Sul mercato euforico, andare su titoli che hanno corso tanto non ha molto senso, considerando anche la scadenza del prodotto, che è un prodotto ancora una volta con scadenza 14 dicembre 2023. PayPal delude gli operatori, in qualche modo anche come Telecom, quindi ho scelto dei titoli che non stanno attraversando una fase brillante. Detto ciò, secondo me il titolo potrebbe essere riscoperto, quantomeno nello specifico non dovrebbe essere interessato a un ulteriore flusso di vendite. E da qui l'idea di selezionare un prodotto con una barriera anche qui abbastanza distante, parliamo del 35% dai livelli attuali. In questo caso, prodotto più aggressivo, in quanto essendo un bonus cap la barriera è continua, nonché diciamo, a differenza del precedente che era discreta, che però piano piano, rispetto, diciamo, ai minimi che aveva toccato al 93, adesso il certificato adesso sta riprendendo quota, complice anche un consolidamento di PayPal. Come ripeto, è una storia che non è in feeling adesso con il mercato, ma ritengo che è un titolo che difficilmente possa perdere ulteriore 30% a fine anno. Il rendimento atteso è più alto del precedente, essendo la barriera evidentemente continua, quindi un 6% che annualizzato è quasi un 13%, e quindi alziamo un po' la soglia del rendimento atteso e quindi di conseguenza anche del rischio. Benissimo, io direi, Riccardo, chiudiamo le proposte di Pietro, così poi magari facciamo anche un commento complessivo. L'ultimo, Assolutamente sì. ecco, sì, l'ultimo prodotto che ci presenta è un cash collect, worst off con effetto memoria autocallable, stavolta su un paniere composto da assicurazioni generali, Eni, Intesa, San Paolo, quindi insomma tre nomi, tre titoli che si ritrovano molto spesso nei portafogli degli italiani. Sì, diciamo tre garanzie Sì. sostanzialmente. Stai prendendo il top che c'è settore energetico, assicurativo e bancario italiano, quindi stai un po' scommettendo sulla tenuta dell'indice italiano. Questo prodotto con peculiarità assolutamente diverse rispetto ai precedenti, come al solito cerco di offrire delle soluzioni di investimento diverse proprio per cercare di accontentare i diversi palati. In questo caso parliamo di un prodotto che ha avuto molto successo in generale, ha struttura molto successo perché offre dei premi mensili, cioè a mo' di come dire, locazione di un immobile che ti dà, o meglio, ti dovrebbe dare un ritorno ogni mese. Questo prodotto ogni mese ti stacca questa cedolina. Cedolina, tra l'altro, insomma, interessante anche perché riesce a ottimizzare il discorso fiscale dello 0,85%. Quindi ogni mese sostanzialmente è una cedola condizionata, ma insomma una barriera talmente profonda che ad oggi è quasi come se fosse incondizionata. Quindi qual è la logica di questo prodotto? È un prodotto adeguato a chi ha necessità di una rendita periodica, che magari vuole integrare col reddito. Che ne so, tu vuoi, che ne so, hai una spesa extra o il mutuo che cresce in virtù dei tassi, Sì. vuoi farti aiutare, dici, sai che c'è, prendo questo prodotto che mi va a integrare magari la rata del mutuo che è cresciuta, e così, e mi fa fronte anche a delle spese correnti, quindi che magari non Certo. voglio reinvestire sul mercato in corso d'opera. La seconda peculiarità che piace molto agli investitori è l'effetto memoria. L'effetto memoria ne abbiamo già parlato diverse volte. Che cosa vuol dire? Che questi premi, qualora non pagati, non vengono persi, ma vengono in qualche modo, come dire, congelati, surgelati e messi in un cassetto in attesa di essere tirati fuori qualora poi le condizioni lo permettano. Consentissero. Esatto. E terza condizione, terza, diciamo, elemento che piace anche molto ai trader, soprattutto quelli più attivi, la possibilità di un richiamo anticipato a partire da dicembre 2023, 2023, pardon, quindi la stessa osservazione. Il certificato può essere anticipato, può essere rimborsato anticipatamente qualora ricorrano delle particolari condizioni. Considerando anche la barriera molto profonda al 50,
Mi sembra un prodotto intelligente, conservativo, ma anche ottimizzante in termini fiscali, perché ricordo che il premio alla cedola contribuisce alla formazione di reddito diverso e quindi va a scalare le minusvalenze eventualmente in portafoglio. Così, quindi un prodotto, diciamo, interessante per chi ha come obiettivo finanziario la rendita periodica. Chiarissimo, io direi che il nostro Pietro Di Lorenzo ha superato l'esame brillantemente. Adesso ecco, vediamo la performance del nostro Riccardo Falcolini. Innanzitutto come commissione giudicante, perché ti chiedo un parere sui prodotti di Pietro e poi analizziamo anche quello che ci proponi Sì, no, Valentina, allora sono sicuramente tre prodotti diversi, distinti per caratteristiche, sono tre prodotti molto validi. Ovviamente noi ricordiamo che comunque Pietro da trader ha una sua view ormai consolidata sul mercato, sui sottostanti, quindi è in grado fondamentalmente di andare a trovare anche delle chicche o delle particolarità e sa muoversi con strumenti più o meno rischiosi sulla base dei sottostanti. Cosa voglio dire? Per esempio, abbiamo visto che comunque, come ha detto Pietro, Telecom Italia è stata in una situazione particolare, comunque Telecom Italia al centro comunque trattative Certo, di con acquisizione. KKR e quant'altro. Quindi diciamo è giusto a mio avviso l'abbinamento prodotto top bonus con un sottostante di questo tipo perché la barriera in questo caso viene validata esclusivamente a scadenza, co così come diceva Pietro in precedenza. Cosa significa? Significa che Telecom Italia durante la vita del prodotto può andare anche al di sotto della barriera senza che il prodotto, uno, si estingua anticipatamente. E due, comunque perda quello che è il bonus. L'importante appunto che a scadenza questo quindi il sottostante Telecom Italia si trovi al di sopra della barriera perché il prodotto, quindi appunto il top bonus, paghi l'ammontare massimo di 117 euro. Quindi sicuramente a mio avviso questa scelta è una scelta giusta dal punto di vista ovviamente dell'impostazione e della storia appunto in questo momento di debolezza comunque Chiaro. del sottostante. Gli altri due prodotti, Bonus Cap su PayPal, anche in questo caso un prodotto che a mio avviso risulta essere comunque un prodotto giusto e interessante, perché per la view di Pietro abbiamo visto una barriera che comunque posta almeno 35%, una maturity discretamente corta, dicembre 2023, quindi comunque non ho particolari diciamo commenti da aggiungere. Lato invece terzo prodotto, mi sento di dire che questo è di recentissima emissione, è un prodotto che è stato messo la scorsa settimana insieme a un paniere di altri 10 ISIN, quindi in totale 11 ISIN. Come si può notare, il rendimento, comunque la cedola mensile, una cedola dello 0,85%, quindi 85 centesimi di euro, ma all'interno del pacchetto dell'emissione complessiva, Valentina, abbiamo panieri che arrivano a pagare anche l'1,5%. Questo perché, come dicevamo in precedenza, grazie al rialzo dei tassi, diciamo, l'emittente riesce a strutturare delle strutture più conservative, ma che allo stesso tempo riescono a pagare maggiormente. Quindi, insomma, anche in questo caso la scelta di Pietro è sicuramente una scelta giusta, intuitiva e dettata dalle anche necessità di pianificazione finanziaria. Quindi, insomma, mi sento di dire che è stato promosso su tutti e Promosso, sì, tre. esatto, No, a pieni voti, diciamo. a pieni voti su tutte le materie, Le diamo però anche il plauso della commissione, insomma. esatto, e l'applauso accademico. Però Riccardo, ecco, tu adesso appunto ti sei espresso nel ruolo di commissione giudicante, ma cambiamo invece ruolo nell'ultima parte della trasmissione perché adesso ti vogliamo sentire che cosa ci proponi tu. Guarda, siamo buoni e ti diciamo, guarda, argomento a piacere, che cosa ci vuoi Ma presentare? allora, guarda, io in realtà volevo parlare di un prodotto diverso, un prodotto che a differenza dei precedenti tre è un prodotto che sicuramente è un po' più dinamico e reattivo a quelli che sono i movimenti del sottostante che un turbo open end con sottostante FTSE MIB. Ricordiamo sempre il codice ISIN Certo. DE000HC2X081. Come tutti i prodotti a leva, è un prodotto che viene quotato su Sedex, dove UniCredit in qualità di market maker è presente dalle 9.05 fino alle 17.30. Perché volevo prendere in considerazione questo prodotto? Perché, come si vede nella sezione caratteristiche, questo è un prodotto che ha uno strike, e in questo caso lo strike corrisponde al vero e proprio stop loss, posto a 24.030 punti.
Allora, gli analisti in generale stanno parlando comunque, analisti, banche d'affari e quant'altro, parlano comunque di un'impostazione positiva, di un trend di fondo positivo comunque dei mercati. Abbiamo visto Nasdaq e S&P 500 hanno segnato i massimi, il FTSE MIB sta andando a ritoccare nuovamente quella che è la resistenza dei 28.000 punti, ma non sappiamo effettivamente se questa resistenza sarà rotta o comunque segnerà un nuovo ritracciamento. Allora, dato che si veniva paventato un ritracciamento possibile del 10% sui mercati per poi riprendere un trend positivo, allora mi sono fatto più o meno un'idea. Allora, se dovesse ritracciare il nostro FTSE MIB di un 10%, quindi 2.700 punti dai livelli attuali, Sì. raggiungeremmo cosa? Raggiungeremmo poco meno i 24, 25.000 punti. Sì. Con una barriera posta a 24.030 punti, cosa succederebbe? Succederebbe che il prodotto rimarrebbe comunque in vita, noi saremmo ancora in posizione e in caso di ripartenza comunque del mercato avremmo comunque tutto il potenziale upside, quindi la ripartenza del mercato stesso con una leva di 7 volte. Ovviamente questo se la view di fondo, il trend di fondo, dovesse rimanere positivo, perché ricordiamo questi strumenti, Valentina, che sono strumenti a leva, moltiplicano le performance sia in Certo, sia in positivo positivo che in che in negativo, negativo. E in certamente. questo caso, comunque, il tocco della barriera corrisponde alla perdita totale del capitale investito. Quindi è giusto ed è un prodotto da scegliere da quell'investitore che ha una view di fondo positiva e rialzista sul sottostante, che vuole approfittare del momento attuale, un momento di lateralità, Sì, insomma, sì. diciamo, del Fuzzi, per poter poi andare a prendere beneficio su potenziali rialzi futuri, del sottostante stesso.